Spider-Man, qui!
Detective Mackey, suppongo. Grazie di essere venuto. Vorrei fare due chiacchiere con te riguardo a Black Cat. Può essere imbarazzante. Non l'attuale, quello originale. 20 anni fa mi occupai del suo caso. C'è stato un altro Black Cat. Qui Gatta Cicova. E cos'è successo all'originale? Morto in prigione, ma non abbiamo mai recuperato tutti i dipinti rubati. Ora ho una nuova pista, ma il dipartimento non vuole sprecare risorse su un vecchio caso. Tranquillo, sprecare risorse è la mia specialità. Magnifico, vai a questo indirizzo, ti aggiornerò man mano. Devo ringraziarti. Sono vicino alla pensione, ma non voglio lasciare il caso in sospeso. Ho esaminato i file un'ultima volta. Il vecchio Black Cat prediligeva le opere d'arte, ma prima dell'arresto aveva derubato una fabbrica di sensori antifumo. Sensori antifumo? Non ha senso. Forse sì. Gli serviva l'americio 241 all'interno. Pensavamo intendesse rivendere a qualcuno quei radioisotopi, ma mentre guardavo un film ieri notte ho avuto un'idea. E se avessi usato l'isotopo per marcare i quadri che rubava in modo da ritrovarli una volta libero? E come si intitolava il film? No, non dirlo. Spoiler. Quindi ho pensato, rintracciando l'isotopo, potremmo ritrovare i quadri rubati. Il mio costume è dotato di un rilevatore di scintillazione. Ti tengo aggiornato. Grazie, Spider-Man. Se riuscissi a chiudere questo caso, andrei in pensione sereno. Devo essere vicino a uno dei dipinti rubati. Devo essere vicino a uno dei dipinti rubati. Il segnale viene da quella centralina, ma non registro nessuna corrente elettrica. Che sia finta. Chissà se dentro è vuota. Un tubo per dipinti. Detective, ho trovato uno dei quadri. Era in una finta centralina. Ah, lo sapevo. Mando qualcuno a recuperarlo. Nel frattempo ti invio le coordinate di qualche altro posto frequentato da Hardy in passato. D'accordo. Un momento, hai detto Hardy? Sì, il Black Cat originale era Walter Hardy. Cercherò altri dettagli nei file e ti farò sapere. Walter Hardy, il Black Cat originale. Felicia Hardy, la Black Cat che conosco. È una tradizione di famiglia. Peter, lo scanner della polizia ha appena segnalato una sparatoria tra Hudson e North Moor. Non è territorio controllato dal Maggia? Esatto. Non so cosa abbia rubato Black Cat, ma ha scatenato una guerra tra bande. Ok, vado a verificare. Aggiornamenti sul colpo al museo? Ecco cosa ho scoperto. Nessuno sa cosa contenga quella chiavetta. Ma si dice che ora sia in mano a Amered e che le famiglie del Maggia siano in subbuglio. Deve valere parecchio per spingere una ladra d'arte a ignorare l'arte. Ma perché lavora per Amered? In genere agisce da sola. Chi lo sa? Onestamente ho rinunciato a capire Felicia da un pezzo. Felicia, eh? Ora vi chiamate per nome voi due? Beh, insomma, il fatto è che... Ok, teniamoci aggiornati a vicenda. Giovinastri non lo ricorderete, ma c'è stato un altro Black Cat, un criminale vecchio stampo. Ma ovviamente, visto che va di moda, hanno dovuto farne un reboot al femminile. Ops, scusa. Ora, nessuno ama le donne più di J. Jonah Jameson. Rispettosamente, in maniera non molesta, intendiamoci.
Ma temo che questa nuova Black Cat sia un pessimo esempio per le nostre ragazze. L'originale rubava, ma ne accettava le conseguenze. Non ci ha fatto mai credere di poter rigare dritto come questa poco di buono, ricordate? Per un periodo si è finta una paladina della legge, prima che si scoprisse che derubava gli stessi criminali che faceva arrestare. Questo dimostra per l'ennesima volta la mia teoria. La gatta perde il pelo, ma non il vizio. Ok, Jared è il lupo, non la gatta. E infatti stiamo parlando di un lupo travestito da gattina. Vedi che ora ce l'ho io? Ah!